Trattato sul canale, io sono Elena Nucia, sono una laureanda in giurisprudenza e in questo nuovo video voglio darti qualche consiglio su come fare amicizia se presto sarà il tuo primo giorno di università. Prima di tutto però ti ricordo che su questo canale escono video riguardanti l'università, giurisprudenza in particolare, la vita universitaria dove ti posso dare dei consigli e tutto ciò che mi appassiona, quindi la moda, i viaggi e anche i libri che leggo, sempre però dal punto di vista di una quasi giurista, quasi perché appunto mi sto per laureare. Ti ricordo che mi trovi anche su Instagram e quindi direi che possiamo iniziare. Allora, ho un libricino che vi ho fatto vedere già ancora negli scorsi video, in cui ho tutti gli appunti su come darvi dei consigli per fare amicizia. Quello che voglio innanzitutto dirvi è che tutti il primo giorno saranno messi nella vostra situazione, cioè nessuno conosce gente, o meglio, magari qualcuno lo conosci e quella persona che conosci molto, molto probabilmente ti aggrapperai e lei si aggrapperà a te. Non è detto che però appunto voi stiate insieme durante il percorso universitario perché cambiano molte cose. Io nel mio piccolo avevo ben un sacco di miei compagni di classe che erano in facoltà con me e io il primo giorno non ero seduta vicino a loro, quindi questo per dirvi, non che io abbia un molto rapporto con loro, però se non ero seduta vicino a loro, pace bene, l'università è una nuova vita e quindi scopriamo cosa c'è in questo nuovo mondo universitario. Quindi il primo consiglio che ti posso dare è che innanzitutto voglio rassicurare, cioè molto probabilmente la gente non si conoscerà e comunque sicuramente ci sarà qualcuno che non conosce nessuno. Se tu sei uno di quelli, fidati che non sarai da solo, ci sarà sicuramente qualcun altro nella tua stessa situazione, anzi credo che la maggioranza saranno così e quindi partendo da questo presupposto tutti saranno molto più propensi a fare amicizia, quindi l'importante è che tu entri in università con un bel sorriso, con la voglia di metterti in gioco e vedrai che non avrai alcun problema. Un esempio per attaccare magari il bottone con qualcuno potrebbe essere di scegliere un posto, il posto dove vuoi sederti, che magari non sia libero, o meglio, il tuo posto deve essere libero, il posto vicino magari non è libero, perché magari c'è una persona. E quindi il mio consiglio è, con la scusa di chiedere se il posto magari è già prenotato per qualcuno, oppure se sta aspettando qualcun altro, o magari anche se è palese che non c'è nessuno che deve arrivare, la scusa banalmente potrebbe essere di chiedere alla persona che c'è lì a fianco se il posto è libero, se deve arrivare qualcuno. E sono sicura che la persona, se è lì da sola, sicuramente avrà la scusa per attaccare il bottone con te e anche se non fossi lì da sola, hai l'occasione per chiedere delle informazioni su qualsiasi cosa che ti venga in mente, sull'orario universitario, su problemi di tipo tecnico, tipo non so, i libri se li avete già comprati, che cosa utilizzate per prendere gli appunti, gli avvisi dove escono, cioè questo tipo di informazioni sono, diciamo così, la scusa per poi fare amicizia col vostro vicino. Ecco, quindi seconda cosa, consiglio che ti voglio dare è sii più aperto, ma in realtà saranno aperti tutti quanti. Mettiti di non avere paura di metterti in gioco, perché? Perché tutti i primi giorni, ma in realtà anche dopo, sono più aperti all'università. È un ambiente proprio diverso rispetto a quello che era la classe, rispetto a quelle che erano le superiori, dove ricordo che quando camminavo nei corridoi, se c'ero io e un'altra persona, l'altra persona del corridoio girava la faccia dall'altra parte pur di non salutarmi. E questo non succedeva solo a me perché sono particolarmente antipatica, ma credo che fosse la prassi, perlomeno succedeva anche alle mie amiche. Quindi forse siamo il club delle antipatiche o forse la gente alle superiori è un po' più chiusa, un po' più boh, non lo so. All'università siamo un po' più adulti, o perlomeno ci atteggiamo come tali. Ecco, come ho detto prima, un consiglio utile è chiedere al tuo vicino, o comunque alle macchinette, o comunque in biblioteca, o comunque dove dovete andare a fare le fotocopie, magari per di qualche libro, oppure dove si mangia, non so se c'è un bar, eccetera. Se vedi che c'è qualcuno del tuo anno, chiedere per esempio, ma gli appunti, ma le dispense, ma tu le compri il libro, cioè, diciamo che buttarla sempre sul tecnico, cioè su consigli che ti servono, mette l'altro in una posizione più aperta perché si rende utile. Credo che sia anche una cosa che consigliano di fare proprio, non in psicologia, però in tutti quei manuali tipo di self-made man o roba del genere, consigliano proprio di, per andare a come dire, d'accordo con l'altro, di mettere l'altro nella posizione di farti un aiuto, di poterti dare un consiglio utile.
che però non gli costi particolarmente energia. Quindi una semplice domanda: scusa, ma tu dov'è che hai preso il libro? Oppure sai se ci sono dei posti dove comprare i libri usati? Oppure come posso fare per acquistare i libri usati? Molto semplicemente, dov'è la bacheca? Oppure, non so, io da me c'erano i saperi minimi, come funziona la questione dei saperi minimi? Cioè, queste domande molto banali, in realtà sono il presupposto per poi fare amicizia. Alla fine dell'anno conoscerai un po' tutti. Magari non tutti, se le classi sono tante, però conoscerai molte persone e vedrai che se all'inizio avevi un gruppetto, poi man mano nel corso del tempo il gruppetto con cui stai cambierà. Un altro luogo utile dove poter fare amicizia sono per esempio alle macchinette, il momento caffè, quando chiedere scusa ma dove posso acquistare la chiavetta, oppure per esempio lo zucchero, oppure dai il cosettino, come si chiama quello per mescolare, cioè domande molto banali, molto tranquille, possono essere lo spunto poi per dare all'altra persona anche la possibilità di chiacchierare. L'importante, ragazzi, è che andate con positività e sorriso e voglia di imparare, di fare e di mettervi in gioco. Questo è un po' l'università, è il periodo che dovreste trascorrere all'università, è un periodo di crescita non solo dal punto di vista delle conoscenze ma anche dal punto di vista vostre come persone. Essere adulti vuol dire anche superare un po' questa barriera che abbiamo un po' da piccoli nell'interfacciarci con l'altro, che un po' rimarrà sempre magari se siete un po' introversi, però che potete superare con queste frasi molto, molto semplici e banali, insomma non è che ci sembra che ci state provando con il tizio di turno. Ecco ragazzi, spero di essere stata utile, fatemelo sapere con un commentino qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!